A Scanno, quando nei fine settimana c'era anche papà, era una gioia vederlo arrivare da Roma dopo una settimana trascorsa senza di lui. Insieme saremmo andati al lago e avrebbe affittato una barca a remi per farci fare un giro. Questo mi faceva felice. Il momento dell'imbarco mi eccitava. Mi piaceva quell'incertezza che si aveva nel salire a bordo con la barca che oscillava. Io preferivo farlo camminando prima nell'acqua. Mi piaceva sentire quel pietrisco sotto i piedi e il freddo ghiacciale di quel lago di montagna. Poi, una volta messo piede in quella vecchia barchetta, osservavo le impronte bagnate lasciate su quel fondo di tavole inaridite e un po' sconnesse. Mi piaceva vedere come queste evaporassero al sole, quasi per magia. Guardavo il fondo della barca. Lì c'era sempre un po' d'acqua che ristagnava tra le fessure delle assi grigiastre. A volte qualche ragnetto nero, marinaio forzato, sfuggiva quell'acquetta, trovando riparo tra le fenditure più asciutte. Amavo stare a prua, da solo, per ammirare da lì l'acqua densa, color smeraldo, e anche per sporgermi per toccarla, per poterla sentire passare fresca tra le dita. Mamma e Fabrizio erano seduti dietro, vicini. Papà remava, seduto su quella tavola centrale, dando la schiena al lago. Mi chiedevo come si potesse remare così, senza vedere dove ci si dirigesse. Seppur piccolo, a volte volevo provare anch'io a remare. Venivo accontentato e sedendomi al centro della barca, in quel posto di comando, il mio naso, visti i miei pochi anni, sfiorava la punta consulta del manico del remo, smussata dall'uso. Mi ricordo quell'odore inconfondibile di legno misto al grasso per l'uso di molte mani e ho in mente la sensazione di quel manico al tatto, liscio, scivoloso e morbido da poterlo incidere con un'unghia. Il remo poggiava su un supporto di legno a cui era legato da una cordicella logora per evitare che si sganciasse. Questo aveva una forma a mezzaluna dove alloggiava il remo e alla sua base un pirolo a cuneo che si infilava sul bordo della barca. Se non sapevi remare, capitava allora che il supporto si sfilasse, rendendo così il vogare assolutamente intermittente. Mi succedeva spesso, non ero capace, e naturalmente il mio tentativo di procedere si tramutava in un continuo e scomposto schiaffeggiamento dell'acqua, che in compenso a ogni piccolo tocco con i suoi schizzi di acqua verde mi regalava smeraldi. Ogni volta che papà remava stava in canottiera bianca, di quelle a trama con righe verticali. Difficilmente si metteva a torso nudo, ma era un'abitudine di quegli anni in cui il consumismo ancora non c'era e poche cose andavano di moda. Girare senza vergogna con la canottiera di casa era concesso ed era la tipica divisa dell'italiano in vacanza di allora. Dopo aver preso un po' di sole, le sue spalle diventavano di un rosso vinaccia, quasi tumefatto, e io mi divertivo a lasciarci l'impronta con le dita. Alla mia pressione la pelle gli si faceva biancastra per ridiventare poi ancora più rossa. Pigiavo con l'indice su un punto e osservavo il cangiare della pelle. E lo stesso facevo sulla sua chierica, paonazza, che sotto il sole cocente prendeva lo stesso colore. Mi piaceva da matti fare quel giochetto. Chissà se papà l'ha mai saputo.